Buongiorno, sono Teresa Maria Caputo del TGL T4 Globo Flash News. Passiamo ora alle notizie. San Michele concluse il percorso ciclopedonale che unisce San Giorgio all'Attagliamento e Pozzi. La città metropolitana di Venezia ha concluso il percorso ciclopedonale lungo la SP75 via Pordenone tra le intersezioni con la SP73 a sud e via San Mauro a nord, in località Pozzi, nel comune di San Michele al Tagliamento. L'opera ha avuto un costo di 1.335.000 euro, di cui 500.000 euro a carico del comune di San Michele e 500.000 a carico della città metropolitana. La parte restante di 335.000 sono frutto di un finanziamento dalla società Livenza Tagliamento Acque, che ha provveduto al ripristino della linea dell'acquedotto ormai vetusta. L'opera conclusa in questi giorni consente ora di collegare l'abitato a nord della località di Pozzi con il centro del paese di San Giorgio al Tagliamento, lungo la SP75 a sud della rotatoria tra la stessa via con la SP73. Sono già presenti due itinerari ciclopedonali su entrambi i lati della sede stradale. A completamento dell'itinerario è stata realizzata una passerella ciclopedonale che consente l'attraversamento dello scalo Vidimana. La struttura è di circa 16 metri ed è realizzata con struttura portante in acciaio e piano di impalcato in lamiera grecata e soletta in cemento armato. Per Città Metropolitana, la conclusione di quest'opera è un altro tassello verso una mobilità sempre più sostenibile e green per collegare il maggior numero di percorsi ciclopedonali metropolitani e consentire a chi utilizza la bicicletta come mezzo di trasporto di viaggiare in sicurezza. Jesolo Spirituals 3 concerti corali per le festività natalizie. Jesolo Spirituals riscalda l'atmosfera natalizia con le voci e la musica di tre prestigiose proposte: Here by Name and the Monty Unity Choir, the Serenite Singers, the Gospel Times. Il calendario dei concerti: mercoledì 20 dicembre 2023 alle ore 21, Teatro Vivaldi. Here by Name and the Monty Unity Choir, cantante, produttore, autore ed anche insegnante. Here by Name torna in Italia con una formazione a 10 elementi, accuratamente selezionati all'interno dei Monty Unity Choir, che è parte integrante della più importante chiesa battista della Virginia. Il Monty Unity Choir è un mix di molteplici influenze che vanno dallo spirito al gospel contemporaneo, dal Runnytim and Blues al jazz vocale, con arrangiamenti raffinati ma proposti sempre con grande energia. Venerdì 29 dicembre 2023 alle ore 21, Teatro Vivaldi, The Serenity Singers. Il gruppo è originario di Baltimora ed è stato fondato dalle sorelle Veronica Martinez e Vanessa Wards. Nel tempo si è evoluto girando gli Stati Uniti e facendosi notare per le qualità vocali e l'affiatamento. Nel 2024 ha vinto il premio come miglior gruppo vocale femminile agli Spitze Factor Award di Atlanta. Mercoledì 3 gennaio 2024 alle ore 21, chiesa di Santa Maria Assunta a Passarella di Sotto, The Gospel Time, gruppo internazionale attivo in Europa e in Italia, formato da componenti di diverse nazionalità, tra i quali vi è anche il tastierista veneziano Michele Bonivento. Il loro repertorio, comunque spiritual, tradizionale e gospel, più moderni, dal forte accento soul. Fra tutte le voci spicca quella da contralto della Hale Joyce e Yule, musicista davvero completa, capace di passare con disinvoltura dal jazz al sound, dal blues al gospel. Concerti del 20 e il 29 dicembre 2023.
posto unico euro 13, abbonamento ai due concerti euro 18, concerto del 3 gennaio ed anche ingresso gratuito. Apertura porte alle ore 20:30. Concludendo questo TG, io vi saluto a voi telespettatori e vi aspetto alle prossime notizie augurandomi buone feste di Natale.